Ciao, in questo terzo incontro approfondiremo alcuni aspetti che riguardano lo staccato. Vediamo. Abbiamo già detto nella prima lezione che per separare un suono dall'altro, la lingua agisce sfiorando l'ancia per interromperne momentaneamente la vibrazione. Chiariamo oggi che la porzione d'ancia interessata dall'azione della lingua è la parte superiore compresa tra la punta e i primi 6 mm dall'alto. In modo analogo e speculare, la porzione di lingua che agisce sull'ancia è la parte dei primi 6 mm di punta, ossia quella porzione costituita prevalentemente da tessuto muscolare. Fai dunque molta attenzione a non colpire la parte più interna dell'ancia, ma soprattutto a non utilizzare la parte più interna della lingua. I tocchi di lingua devono essere molto leggeri per non ostacolare il flusso dell'aria. È sufficiente sfiorare l'ancia. Prima di iniziare l'esercizio, facciamo alcune raccomandazioni. Anzitutto, per evitare accenti indesiderati, non dobbiamo accompagnare l'azione della lingua con dei ripetuti soffi d'aria. Al contrario, per uno staccato omogeneo, dobbiamo mantenere costante la pressione d'aria tra un colpo di lingua e l'altro. Infine, fai attenzione a non confondere lo staccato di lingua con lo staccato che si ottiene aprendo e chiudendo la gola. Proviamo. Gli accenti e la qualità dello staccato vengono indicati con dei segni posti sopra alle note. Al variare del tipo di staccato, muta sensibilmente l'azione della lingua in rapporto all'aria. Una nota puntata indica uno staccato corto, in cui la lingua apre e chiude velocemente il passaggio d'aria. Il trattino indica uno staccato appoggiato, in cui il colpo di lingua è morbido come nel pronunciare la sillaba da. Nello staccato accentato, rappresentato da una forcella, la lingua agisce marcatamente come nel pronunciare la sillaba ta e l'aria ha una maggior spinta nella fase di attacco del suono. Ecco che in questo caso è opportuno accompagnare l'azione della lingua con un colpo d'aria. Tieni le orecchie sempre bene aperte. Nello studio del sassofono e più in generale nello studio della musica, le tue probabilità di riuscire con successo dipendono dalla capacità di ascoltare e di ascoltarsi.
Solo l'orecchio potrà guidarti nella soluzione dei problemi. Non dimenticarlo. La nostra terza lezione termina qui. Come sempre ti ringrazio per l'attenzione e ti ricordo che i contenuti di questo video sono tratti dal libro Lezioni di sassofono, edito da Vigor Music, di cui ti lascio tutti i riferimenti in descrizione. A presto!